La banca portatile. Orange, storico operatore telefonico francese, arriva prima. Ha lanciato infatti questo giovedì l'Orange Bank, banca online dei costi meno onerosi, gestibile interamente sullo smartphone. Le tariffe decisamente concorrenziali hanno messo in allarme le altre banche, ma non è tutto. Cosa rappresenta una tale concentrazione di dati da parte di un solo soggetto? Si rischia la creazione di nuovi monopoli? Antonello Soro, presidente dell'autorità italiana, garante della privacy. Lato potrebbe risultare positivo il superamento della triangolazione banca, compagnia telefonica, cliente su cui oggi si basa il sistema, in favore di un rapporto diretto tra il titolare del conto e l'istituto di credito. Le insidie però si nascondono nell'altra faccia della medaglia. Io vorrei sottolineare i rischi connessi alla concentrazione in capo ad operatori economici già potenti, perché possessori di dati tra i più delicati della nostra vita privata, anche di un potere informativo come quello derivante dalla disponibilità di dati inerenti alla solvibilità, il patrimonio, il reddito, i consumi, le spese di ciascuno di noi. Al momento il servizio è disponibile solo in Francia. Orange spera di raggiungere 400.000 clienti nel primo anno.